Ciao ragazzi, amici di Pavia Play, siamo a Genova. Siamo a Genova per festeggiare il Pavia Academy che finalmente va in Serie B. Il nostro cuore pulsa, felice, abbiamo festeggiato con le ragazze in campo qui. Onore al presidente che ci ha creduto, ha coinvolto tutti in questa grande, grande società. Evviva Pavia Academy, prima squadra in Serie B. Giorgio Benaglia. Un sogno si è realizzato in 4 anni, un sogno è diventato oggi realtà. Insomma, è difficile trovare le parole, comunque speriamo di proseguire così. Ringraziamo tutti, anche l'amministrazione comunale, infatti oggi abbiamo il nostro assessore Pietro Trivi, che ci ha seguito fin dall'inizio, ci ha creduto anche lui fin dall'inizio. Coinvolge la città, grazie Pietro Trivi per averci seguito. È venuto qua, ha sostenuto la squadra. Sono grandi soddisfazioni e ci tenevo ad essere qui oggi a festeggiare insieme a voi, perché questa squadra, come diceva prima il presidente, l'abbiamo vista crescere, l'abbiamo vista nascere, poi l'abbiamo vista crescere, l'abbiamo seguita negli anni, gli siamo stati al fianco quando ci sono state difficoltà. Non dimentichiamo che abbiamo avuto anche il periodo del Covid, ma loro non hanno mollato, la dirigenza, il presidente non ha mollato e noi non abbiamo mollato, e oggi ci tenevo veramente ad essere qui e speravo tanto in questo risultato. Adesso però ci dobbiamo vedere tutti domenica al Fortunati, perché lì ci sarà veramente la grande festa per tutta la città, un traguardo storico raggiunto in pochi anni, e noi ne siamo orgogliosi, perché comunque sulle maglie portano il simbolo di Pavia, portano il nome della nostra città e lo porteranno un altro anno in tutta Italia, perché il campionato di Serie B è un campionato nazionale. Ci scontreremo con squadre che hanno l'omologo maschile, l'omologa le squadre maschili in Serie A, e noi siamo soltanto una piccola città, una piccola provincia, ma abbiamo dimostrato che siamo in grado di fare tanto quando c'è la volontà, la passione, la competenza e l'aiuto di tanti. Quindi forza Academy, e ci vediamo tutti domenica allo stadio. Pronti? Andiamo a Pavia a aspettare le ragazze, le accoglieremo a braccia aperte, congratulandoci con tutti, il nostro presidente che ci ha creduto fino alla fine e il Pietro Trivi che ha sempre sostenuto il progetto.